E quindi le manifestazioni che ci sono state sono sicuramente un primo elemento che non si può dimenticare, però probabilmente c'è anche bisogno di vedere un altro aspetto, cioè nell'epoca in cui qualcuno vorrebbe fomentare lo scontro di civiltà e la guerra di civiltà, i pensatori neocon lo pensano e cercano di farlo da ormai più di 15 anni. O forse quasi 20, e in parte ci sono riusciti con campagne ideologiche come quella della guerra al terrorismo che hanno avuto un discreto successo.